Cesare Pascarella ambienta la sua scoperta dell'America in una tipica osteria romana, nella quale, tra un bicchiere e l'altro, un popolano, che chiameremo Righetto, narra ai suoi compagni di merende la storia della scoperta dell'America. Ma che dici? Ma leva mano, leva! Ma prima assai che lui l'avesse trovo, ma sai da quanto tempo lo sapeva che al mondo c'era pure il mondo nuovo? E siccome la gente ci rideva, lui sai che fece un giorno? Prese un ovo e lì, in presenza a chi non ci credeva, gli fece dice, adesso ve lo provo. E lì davanti a tutti, zitto zitto, prese quell'ovo e senza complimenti, paffete, glielo fece regge dritto. Henner vede quell'ovo dritto in piede, pure lì più contrari, più scontenti, e San Marco ci cominciò a credere, sì signora. Ma al solito, a sto porco de paese, si forse trova appoggio per le spese della scoperta, gli toccò Anna fora. E siccome a quel tempo lì da allora regnava un re de Spagna portoghese, agnede in Portogallo, e lì gli chiese de potegli parlare un quarto d'ora. Gli fece una parlata un po' generica e poi gli disse «Io avrebbe l'intenzione, se lei m'aiuta, di scoprire l'America». Fece re, che era un uomo esperto, «si v'aiuto, ma non per fa eccezione, ma sta America c'è, ne siete certo?» Fece lui, «me faccio meraviglia che un uomo come lei può dubitarlo. Allora lei vuol dire che lei me pia per uno che via qui per imbrogliarlo?» «Non, signora, maestà, lei si consiglia con qualunque sia al caso de spiegallo e lei vedrà che il mondo arrissomiglia, come lei me l'insegna, a un Portogallo. E bastavece un filo de capoccia per capire che dovunque parte taglia lei trova tanto sugo e tanta coccia. E il mondo che cos'è? Lo stesso affare. Lei va in dove vo, che non si sbaglia, lei trova tanta terra e tanto mare. Gli è capacita sto ragionamento?» «Sicuro», fece re, «mi piace assai. E vede, gli dirò che st'argomento ancora non l'avevo inteso mai, però, dice, riguarda il compimento dell'impresa, siccome casomai... Ma abbi pazienza, fermate un momento, ma ste fregnacce tu, come le sai?» «Le so perché c'ho buona memoria». «Già, te ci sei trovato». «Che significa? Le so? Perché l'ho letta nella storia romana, è naturale, nella storia più grande e più magnifica che sarebbe il gran libro universale, che l'altri libri, no per dirne male, non contrasto, saranno cose buone, ma all'ultimo sono tutti tale e quale, leggi e che leggi, un'invenzione, ma invece con la storia universale non c'hai da facce manco il paragone, che lì ci trovi scritto il naturale degli fatti di tutte le persone. Vedi noi? Mo noi stiamo a Fabardoria, non ce se pensa e stiamo all'osteria. Ma invece stiamo tutti nella storia. E per questo mi ha sempre soddisfatto, perché in qualunque storia che uno pia, tu non leggi una storia, leggi un fatto. Basta. Dunque, per far breve il discorso. Vabbè, gli fece re, quel che ho promesso lo mantengo, ma dice ve confesso che io non ci vorrebbe aver rimorso, per cui sta a fare qui ha da fare il suo corso. Perché io si governassi da me stesso, che c'entra, vi direbbe andate adesso. Ma allora, fece lui, cocchiò il discorso, ma voi chi siete, e re o un particolare? Se re, so re, non c'è questione, ma mica posso fare quel che mi pare. Vuol dire che voi portate i registri delle spese, l'esatta relazione che vi farò parlare con i ministri. E i ministri di qualunque stato sono stati sempre tutti di una setta. Il re orre te portano in barchetta e te fanno contento e coglionato. E così lui ci si trovò incastrato, a dove gli è per forza dai eretta. Gli fecero la solita scoletta, da Erode lo mannavano a Pilato, e invece de venia una decisione, sa, gli fecero senza complimenti,
Qui bisogna formare una commissione. Lei annerà, spiegate che si tratta e dice, quando loro sono contenti ritorni pure, che la cosa è fatta. Già che ho fatto 30, fece quello, beh, dice, che vuoi fa? Famo 31. C'è niente. E se trovò in mezzo a un riduno di gente che Dio salve de fratello, lo tenevano lì come zimbello. L'interrogorno tutti, uno per uno, e poi fecero, dice, salvo ognuno, ma questo si è svoltato de cervello. Lui parlava, ma manco lo sentivano. E più lui si ammazzava per scoprirla, e più quell'antri gliela ricoprivano. Ma lì, secondo me, negli segreti di quel complotto lì, ma manca a dirla, c'era sotto la mano degli preti. Che mettetelo in testa, che il pretaccio è stato sempre lui, sempre lo stesso. E il prete è stato sempre quello mascio nemico della patria e del progresso. E in quelli tempi poi, sì, un poveraccio, se fosse Dio ne scampi compromesso, lo schiaffavano sotto catenaccio, e quel che era successo era successo. E se poi gli inventavi un'invenzione, te davano per Cristo la tortura nel tribunale dell'Inquisizione. E una volta lì dentro, salvo ognuno, la potevi tenere più che sicura da fa la fine del Giordano Bruno. Lui, de fatti, si messe in diffidenza e fece, dice, qui per vicinato si sente un po' di puzza da bruciato, ma fresca, dice, qui ce l'ho prudenza. De fatti tornò su dall'eccellenza. Gli fece, beh, cosa hanno combinato? Dice, sa, l'affare è un po' impicciato, ripassi un'altra volta, abbia pazienza. Ma lui pensò, ma qui giocano a palla, ma qui me vanno mettere nel canestro, ma sai che nova c'è, meglio a piantarla. La voleva piantare, ma una mattina, ma indovinici un po', noi via all'estero de vole andare a parlare con la regina. E lì, de fatti, come se trovorno assieme, lui gli fece, sa, me pare che, dice, è meglio a dire le cose chiare. Tanti galli a cantare non si fa mai giorno. Ce vado, ce ripasso, ce ritorno. Gli dico, dunque, beh, per quell'affare? Quale? Dice, quel gran viaggio de mare. Potrebbe ripassare un altro giorno. Ma che crede, che ce ne ho fatti pochi di sti viaggi? Per cui dico, che famo? Dico, sacra maestà, famoli giochi. Dunque lo dica pure a suo marito, si invece va a mannà, che combiniamo, se no vado a provare in qualche altro sito, che qui fra re, ministri, baricelli, sapienti, dice, è inutile a parlarne, per cui sa, meridiali giocarelli, che fottela. Ma me scusi le domande, fece lei, che vo? Tre navicelli, e ognuno puto caso quanto grande. Fece lui, sul genere di quelli che portano il marsala a riba grande. Va bene, fece lei, vi sia concesso. Capischi siccome, gli venne bene che glieli fece da quel giorno stesso. E lui, sortito appena da palazzo, prese l'omini, sciolse le catene e agnede in alto mare, come un razzo. Passa un giorno, due, tre, una settimana. Passa un mese che già stavano a mollo. Guarda, riguarda, hai voglia a slungare il collo, l'America era sempre più lontana. E ogni tanto veniva una buriana, lampi, fulmini, giù, a rotta de collo. Da qui, qui, se va tutti a scapicollo. E dopo? Dopo una giornata sana de tempesta, schiariva un poco. L'aria scottava che pareva un forno, a respirare se respirava il fuoco, e come se rialzavano la testa quelli avanti. Passava un altro giorno, patapunfete, giù un'altra tempesta. E l'hai da sentir di da chi c'è stato, si chiede la tempesta. Sono momenti che, caro amico, quando che li senti rimani a bocca aperta senza fiato. Che lì, quando che il mare si è infuriato, tra mezzo alla battaglia degli venti, se lui te può guantare i bastimenti, te li spacca così, come un granato. Col mare c'è sa da ruga poco. Già, poi dico, non serve a dubitarlo, ma l'acqua è peggio, assai peggio del fuoco. Perché col fuoco tu, se te ci sforzi con le pompe, ci arrivi tu a smorzarlo, ma l'acqua, dimmi un po', con che la smorzi?
Eppure il mare. E il mare, quando è bello, che vedi quell'azzurro di Turchino, che te ce sdrai longo lì vicino, te s'apre il cuore come a uno sportello. Che delizia! Senti quel ventarello salato, quel freschetto fino fino dell'onne, che le muove il ponentino, che pare stiene a fa' anni sconnarello. Eppure, sotto a tutto quel celeste, ma dico, dimmi un po', chi lo direbbe che ce covero sotto le tempeste? Così uno, finché non c'è salvezza, che te credi che lui ci penserebbe, se fino a dove arriva la grandezza? Che lì, mica te giova essere sapiente. Non giova avece testa o ritintiva, col mare, se non c'è immaginativa, te l'immagini sempre differente. Che lì, tu hai da riflette con la mente, che quello che tu vedi dalla riva, lontano, insin che l'occhio te ci arriva, pare chissà che cosa, e invece è niente. Che lì poi camminà quanto te pare, più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare. Seguiti a camminare migliaia d'ora, dove che il cielo te pare finito, invece arrivi lì, comincia allora. E figurate quelli che ci stavano, figurate che straccio d'allegria. Avanti, sempre avanti, tribolavano. E l'America, sì, vattela pia. E poi, con tante bocche che magnavano, magna magna, se sa, per quanto sia, le provviste più stava e più calavano. Per cui, qui, dice, è meglio venire via. E de fatti capischi un po' per volta, cominciavano a dire, ma dove andiamo? Ma sta accidente qui, dove ci porta? E a botta, al fine venne il giorno che fecero, per Cristo, ma che famo? Gli agnedero davanti e gli parlorno. Gli fecero, dice, ci dispiace di dirlo davanti, ma qui, chi più, chi meno, a tutti quanti, sta bugiarata qui, poco ci piace. Così lei pure, fatevi capace, qui non ci sono né angeli né santi, qui ogni giorno di più che se va avanti, se va dalla padella nella brace. Avanti, avanti, sono parole belle, ma qui non ci sono tanti sacramenti, caro lei, qui si tratta della pelle. Già, speriamo che lei sia persuasa, se no, dice, non facci complimenti, vadi pure, ma noi torniamo a casa. Fece lui. Se avevi st'intenzione, potevi far de meno de far viaggio. Rifletteci al momento dell'ingaggio, no mo che stiamo qui in agitazione. Che non si sa. E quando uno si espone a sta col vantaggio e lo svantaggio, almeno a così fa chi c'ha il coraggio. Glielo disse bene, e con ragione. Perché quando uno, caro mio, se vanta d'essere un uomo d'onore, quando ha dato la parola, deve essere sacrosanta, e si allunga la strada, o brutta o bella, magari a Cristo ad amori ammazzato, ma la parola sua deve essere quella. Ma d'altra parte, quelli ciurcinati, pure loro bisogna compatirli, lì, soli, in mezzo al mare, abbandonati, e si dice presto a rimanere tranquilli. Capisco, dichi tu. Ci siete annati, dunque è inutile a fare tutti questi strilli. Ma dimmi un po', dove erano arrivati? Che facevano lì? Qui sta il Busilli. E ogni giorno era come il giorno appresso. Oggi era brutto, speravi domani. Te svegliavi domani, era lo stesso. E senza mai sapere dove uno andasse. Cristo Gesù Maria, manco li cani. Deve essere stato un gran brutto trovasse. E io, nella mia piccola ignoranza, me ce investo. Fa tutto quel cammino. Arrivai in alto mare, arrivai insino a quello straccio di distanza e vedere la morte in lontananza. Vole vive e sentite lì vicino nell'orecchia la voce del destino che ti dice lassate ogni speranza. Ma pensa quel che deve aver sofferto quell'uomo, immassimato in quel pensiero di dire la terra c'è, sì, ne so certo, e lì sul punto d'esserci arrivato esse certo per Cristo che era vero, e dove di vabbè me so sbagliato. Ma lui, quanto sia, già c'era avvezzo a parlare per convincere le persone, e gli fece, dice, andiamo con le buone, venite qua, spaccamo il male a mezzo.
È vero, sì, si tribola da un pezzo, per cui per risolvere questa questione non c'è altro che fare una convenzione che a me mi pare che sia l'unico mezzo. Che poi, parte 2 giorni, andiamo avanti. E poi si proprio, proprio, non c'è niente se ritrocede indietro, tutti quanti. Ve capacita? Quelli ci pensorno. Beh, dice, sono 2 giorni solamente. Beh, gli fecero, andiamo, e seguitò. Ma lui, capisci, lui la pensò fina. Lui si era fatto già gli esperimenti e dal modo che agivano i venti lui capì che la terra era vicina. Per cui lui fece. Intanto si cammina. Beh, dunque dice, famoli contenti, che tanto qui si tratta dei momenti. Defatti, come venne la mattina, terra, terra, per Cristo! E tutti quanti ridevano, piagnevano, zompavano. Terra, terra, per Cristo! Avanti, avanti! E lì, alle gran pericoli passati, chi ci pensava più? S'abbraccicavano, si baciavano e c'erano arrivati. Ah, mucche, grazie a Dio siamo arrivati! Ah, bracioletta, portaci da bere! Di un po', ma quanti ne avevi già portati? 7 e 3 fanno 10. Anino, bevi, eh? Bevete, suora Pia, questo è Frascati. Come vi è, se ne va? Che è? Roba greve? Dunque, dove eravamo arrestati? Che niente ci vorressimo di beve? Ah, mo non comincià che non hai voglia. Domani? Ma de che? Dai, stasera te possi na ammazzate. Sei un gran boia. E già, se tu facevi l'avvocato, sai quanti ne finivano in galera? Dunque, sbrigate su, fatte uscire il fiato. Dunque, come finì? Oh, finì benone. Finì che quando tutto era finito, si cominciò a formare come un partito che gli voleva fare l'opposizione. Gli dicevano, sì, avete ragione, non c'è niente che dire, siete istruito, è l'America, sì, non c'è questione, ma poi, se invece fosse un altro sito? Ma lui li messe con le spalle al muro. Gli fece, dice, ah sì? Ne dubitate? Mi dispiace, ma io ne sono sicuro. Vuol dire che poi, se voi non ci credete, domani presto al primo che incontrate andateglielo a dire, che sentirete. E quelli puntuali, appena giorno che ci si cominciava appena a vedere, se ne annietero. E come che sbarcorno non sapevano dove mettere piede. Defatti, appena scenti, si trovarono davanti a una foresta da non crede, dove che a malapena che c'entrorno, che vuoi vedere per Cristo? Lo stravede. Te basta di che lì in quella foresta, capischi, le piantine de cicoria gli arrivavano qui, sopra la testa. E quelli già si sa, sono siti barbari. Ma tu invece de ride, pia la storia, e poi tu vieni a di sicché sono l'alberi. Che lì l'alberi, amico, o callo o gelo, beh, quelli dagli secoli passati, da che Domineddio ce l'ha piantati, sono rimasti così, questo è Vangelo. E lì cammini sempre in mezzo a un velo d'un cianfruglio di rami, intorcinati con altri rami che te sono arrivati, che le punte per Dio sfonnano il cielo. E l'erba sta intrecciata, così stretta, che una persona lì si va avanti e bisogna che la rompe con l'accetta. E poi che rompi? Sì, ne rompi 1 metro. Ma all'ultimo bisogna che la pianti, che lì fai un passo avanti e 100 addietro. Ma poi non serve a dirle tutte quante. La gran difficoltà di quella serva è che tu, fra mezzo a quelle piante, tu ogni passo che fai trovi una belva. E lì, capisci, ce ne trovi tante, come stessero dentro a una riserva. E c'è bazzica pure l'eliofante, che sarebbe il pulcin della Minerva. E panna lì, bisogna esserci pratico, perché poi, quando meno te l'aspetti, c'è il caso di incontrare l'uomo selvatico. E quello è peggio assai degli leoni. E quello te se magna a cinicchetti, te se magna con tutti i garzoni. E quelli, gli è successa questa, che mentre lì, fra mezzo al villutello, o così alto, per entrare nella foresta, rompevano i rami col coltello, videro un fregno buffo, con la testa dipinta come fosse un giocarello, vestito mezzo ignudo, con una cresta tutta formata di penne d'uccello. Se fermorono, se fecero coraggio. Ah, quell'uomo! Gli fecero. Chi siete? Fece. E chi ho da essere? Sono un selvaggio.
E a voi altri qua giù, chi fece manna? Ah, e fecero. Voi lo saperete quando vedremo il re che va con manna. E quello allora gli fece il piacere di portarli da re, che era un sultano vestito tutto d'oro, con un cimiere di penne che pareva un musulmano. E quello allora con buone maniere dice: sa, noi venimo da lontano, per cui, dice, volessimo sapere se lei siete o non siete americano. Che dite? Fece lui. De dove siamo? Oh, siamo da qui. Ma come sono chiamati sti posti? Fece, noi non lo sapemo. Ma vedi sì in che modo procedevano. Te basta a dire che lì c'erano nati, nell'America, e manco lo sapevano. E figurati allora tutti quelli. Nel vederli così, senza malizia, gli cominciarono a dire: famo amicizia, viva la libertà, siamo fratelli. E intanto l'antri, sui navicelli, che avevano sentito la notizia, capirono che la cosa era propizia. Sbarcorno tutti giù dai vascelli e quelli gli sbattevano le mani. E quell'antri, lo sai come succede, gli davano la guazza. E a mano che vedero che quelli ci abboccavano, che agivano con tutta buona fede, figurati siccome li trattavano. Li trattavano come ragazzini. Piavano due pezzi dei specchietti, una manciata di puglie, due pezzetti di vetro, un astuccetto dei cerini, e gli dicevano: quanto son carini! Voler contraccambiare questi oggetti? E tutti quanti, quelli poveretti, gli davano le spille e gli orecchini. Figurate, ci fecero la mozza. E lì le ceste d'oro così arte le portavano via con la barozza. E me fai ride, ma come gliele davano quando mi dici che da quelle parti lì li quattrini non li circolavano? Perché il selvaggio, lui, core mio bello, non c'ha quattrini e manco gli dispiace, che lì il commercio è come un girarello, capischi siccome fatte capace. Io sono un selvaggio e me serve un cappello. Io c'ho un abito e so che a te te piace. Io te do questo, adesso dammi quello. Sbarattamo la roba e stiamo pace. E così per i generi più fini, e così per la roba signorile. Ma loro non ce l'hanno i quadrini. Invece noi, che siamo una famiglia di una razza di gente più civile, ce l'avemo. E il governo se li pia. Ma lì non c'è sottasse. E le persone t'agiscono secondo il naturale. Lì non ci trovi tanta distinzione. Ogni selvaggio che vedi è un uomo uguale. Che dichi che non c'hanno l'istruzione. Ma intanto so decore, è surreale. E tu, finché lo tratti con le buone, non c'è caso che lui te facci male. Vuol dire che se ci fai la conoscenza che quelli te spalanchino le braccia, beh, tu non gli hai da fare una prepotenza. Se quello devi a fatte le carezze, invece tu gli dai il carci in faccia, se sa, quello risponde con le frezze. E così finì lì, che venne il giorno che quelli cominciarono a andare in gattaccia, e quell'altri gli diedero la caccia, e venne il giorno che ce l'acchiapporno. E allora, se capisce, cominciarono le liti, e dopo venne il voltafaccia. Quelli gli seguitorno a ride in faccia, e quell'altri, lo sai, gliela cantorno. Dice: lasciamo perdere selvaggia, se no, dice, mannaggia la miseria, una volta o l'altra qui nasce una strage. Ma quelli invece seguitavano, e allora diventò una cosa seria, perché le donne, poi, quelle, ce stavano. E il bianco già laggiù ci fa furore. E dice che se lui ce li incoraggia, bisogna vedere lei come si sgaggia quando ci si può mettere a fare l'amore. Che dichi? La questione del colore. Beh, vedi, il bianco lui, se una selvaggia, capischi, se Dio liberi l'assaggia, non te lo lascia più fino che muore. E mica ci sarebbe tanto male. La gran difficoltà è che ci ha il difetto de nasce con quel porco naturale che come vede l'erba ci si intrufola e quando via la notte che va a letto puzza un po' dell'odore de una bufala. Però capischi, o bufala o vaccina, da quelle parti lì, se c'hai famiglia, quando che puta caso c'è una figlia, trovi subito chi te la combina. Qui invece tu puoi averci una regina, che ha tempo, ha voglia a far l'occhi de trie, che prima di trovare chi sia la pia, n'ha adatta a starne almeno una ventina. Lì invece per sposarsi le pregano.
Mica è come nell'epoca presente che vedi le ragazze che si sprecano, perché lì selvaggi, o belli o brutti, appena che le dai la consente, da quelle parti lì sposano tutti. Ma perché? Perché lì non c'è impostura. E che lì, quando il selvaggio è innamorato, che lui decide di cambiare d'estato, lo cambia con la legge di natura. Invece qui, le carte, la scrittura, il municipio, il sindaco, il curato. Il matrimonio l'hanno congegnato che quando lo vuoi fare mette paura. E dove lassi poi l'altri pasticci del notaro, la dote, il patrimonio? Se invece non ci fossero sti impicci, che te credi che ci si penserebbe? Se al mondo non ci fosse il matrimonio, ma sai si quanta gente sposerebbe? Basta. Dunque laggiù finiva male. Quelli gli seguitavano da sotto, seguitorno le lite, naturale, e cominciava a volare qualche cazzotto. Poi le cose arrivarono a un punto tale che lesto e presto fecero un complotto. E qui, prima che schioppa il temporale, qui dice è meglio assai de fa fagotto. Defatti, senza tanti complimenti, s'agguantorno più roba che potevano, la caricorno sui bastimenti, spalancorno le vele in faccia al vento. Ormai, tanto la strada la sapevano, e ritornarono a casa, in un momento. E quello che successe nel ritorno, per quanto cuno c'ha immaginazione, come ci voglio arrivare con la ragione a capire quel che fu quando sbarcorno? Ma figurate un po' come restorno tutte quelle migliaia di persone quando videro quella processione di tutto quanto quello che portorno. Selvaggi incatenati, pappagalli, scimmie africane, leoni, leofanti, pezzi d'oro a così, che per portarli l'avevano de mette sul caretto. Le perle, i rubini, i brillanti, li portavano 30 al fazzoletto. E lui fu accorto peggio d'un sovrano. I re, gli imperatori, le regine, te dico, gli baciavano la mano. Le feste non avevano mai fine. E dappertutto quanto, il mondo sano, fino al fine dell'ultimo confine, onori, feste. E dopo, piano piano, cominciorno li triboli e le spine. Che gli invidiosi, che per Cristo vivano de veleno, nel vede uno che arriva a fa quello che loro non ci arrivano, gli cominciorno come i serpenti, mentre che lui ne manco li capiva a intorcinarlo negli tradimenti. E lui, quello che aveva superato ridendoli più boia tradimenti del mare, della terra, degli venti, con l'uomo ci rimase massacrato. E lui, quello che aveva straportato gli sacchi pieni d'oro a bastimenti, fu ridotto a girare per i conventi, col fio in braccio, come un affamato. E re, che lo ripostino a ammazzarlo dove sta, dopo tanto e tanto bene che aveva ricevuto per straziarlo, con l'altri boia ci faceva a gara, e dopo avergli messo le catene, volle farlo rinchiude alla longara. Ma come? Dopo tanto e tanto bene, mi avresti da baciare dove cammino e invece mi fai mettere le catene, mi tratti come fossi un assassino. E tu sei Gasperone, Spatolino, e che ci avrai per Cristo nelle vene? Il sangue delle tigre, delle iene, che ci avrai nel cuore? Il travertino? Ma come? Dopo tutto quel che ho fatto, che t'ho scoperto un mondo e te l'ho dato, boh, mi vuoi far passare pure per matto. Ma sarai matto tu, brutto impostore, vassallo, porco, vile e scellerato. Vieni de fora, che me te magno il cuore. Così gli avrebbe detto a quell'ingrato. Invece quello che era un santo, rimase fermo lì, col cuore sfranto, senza uno che l'avesse consolato. E quelli che gli si erano rubato la scoperta, l'onore, tutto quanto, non gli diedero pace, insino a tanto che loro non lo vedero schiantato. L'uomo, tra le grinfie del destino, diventa tale e quale a un giocarello che te capita in mano a un ragazzino. Che può essere più bello che ce sia, ma quando che ci ha giocato un tantinello, che fa? Lo rompe e poi lo butta via. E poi siamo sul solito argomento, che hai voglia fa, ma l'uomo è sempre quello. Può non mutare i tempi, ma è il cervello dell'omaccio, c'ha sempre un sentimento. Ma guarda, sì, c'è un uomo di talento, quando che è vivo, invece di tenerlo sull'altare, lo porta in un arbacello. Dopo muore e gli fanno il monumento. Ma quando è vivo non lo fate piagne, e non gli fate una ceriglia il cuore e lassate i sassi alle montagne. Tanto la cosa è chiara e manifesta. Che il monumento serve per chi muore, ma il monumento serve per chi resta. Basta, adesso beviamo se un goccetto, che questo ci rimette in allegria. Ah, questo poi!
te ne puoi scolare un caretto, che questo mica dice la bugia. E poi, del resto, già l'ho sempre detto che al mondo, se non c'hai filosofia, la vita te lo puoi tenere lo stretto. La vita che diventa? Un'agonia. Ah, il mondo si capisce, il mondo è brutto. Bevete un altro goccio. Beh, che fai? Facci piano, non te lo beve tutto. Ma piuttosto te beve a sta maniera, ma dico, dimmi un po', ma tu lo sai se lui Colombo proprio de dov'era? De dov'era? Lo vedi com'è il mondo. Quando era vivo, che era un disgraziato, se può dire che nessuno ci ha badato, e mo che non c'è più, tutti lo vanno. Non fa niente. Ma intanto ti rispondo, i francesi ci avevano provato, e se loro non se lo sono rubato è proprio, caro mio, perché non ponno. Quelli già sono sempre d'un paese. E tutto poi perché? Per la gran boria de poter dire che quello era francese. Ma la storia di tutto il mondo sano è la storia, per Cristo, è sempre storia. Cristoforo Colombo era italiano. E l'italiano è stato sempre quello. E si viene forestiere da lontano, si becca ha visto tutto il mondo sano, si arriva qui, sa da cavare il cappello. Qui Tasso, Metastasio, Raffaello, Fontan de Trevi, il Pincio, il Laterano, la Rotonda, San Pietro in Vaticano, Michelangelo, il Dante, Machiavello. Ma poi non serve mo che te incominci a dirli tutti. Tu, se te la gusti, tutti sti uomini qui, vattene al Pincio. E lì mica hai da fare tanti mestieri. Che quelli busti, prima d'essere busti, sono stati tutti quanti uomini veri. E che uomini? Sopra al naturale. Che il mondo c'è l'invidia e c'è l'ammira. E l'italiano c'ha quel naturale che è il talentaccio suo se lo rigira. Per ipotesi, vedi uno che tira su una lampena? Fa mente locale e te dice, sapè, la terra gira. Ci ripensa e te scopre il cannocchiale. E quell'altro? Te vede una ranocchia che era morta, la tocca con seppetto e si accorge che muove le ginocchia. Che fa? Te ce congegna un meccanismo. A un altro non gli avrebbe fatto effetto, ma l'italiano ti inventa elettricissimo. Così Colombo. Lui, col suo volere, seppe convincere ignoranza altrui. E come ci arrivò? Col suo pensiere. Eccola lì, siccome. Dunque, per cui, risiamo sempre lì. Fammi il piacere. Lui perché la scoprì? Perché era lui. Se invece fosse stato un forestiere, che ci scopriva? Li mortacci sui. Quello invece ti inventa l'incredibile. Che se poi quello avesse avuto appoggi, ma quello avrebbe fatto l'impossibile. Se ci aveva l'ordegni de marina che si trovano adesso, al giorno d'oggi, ma quello ne scopriva una ventina.